Bentrovati, appuntamento del lunedì con Tutto in 10 minuti. Apriamo la settimana con un argomento che fra l'altro ci ha visti protagonisti proprio non più tardi di 2 settimane fa proprio a Noto. Parlo della 36esima edizione dell'Infiorata, quest'anno l'omaggio è stato dedicato alla Catalogna. Infioratori, personaggi di spicco, illustri personaggi sono stati a Noto per quel fine settimana della terza domenica di maggio. La prima settimana di giugno si rinnova questo appuntamento, questo simbolico ponte ideale fra l'Italia e la Catalogna. Infioratori di Noto, ma anche musicisti, anche una delegazione del comune andrà in Catalogna per l'occasione. Anche da quelle parti c'è l'Infiorata e noi parliamo di questo argomento con Ottavio Gintoli, giornalista del quotidiano La Sicilia di Catania. Bentrovato. Salve direttore, salve a tutti i nostri spettatori. Com'è andata l'Infiorata di Noto? L'Infiorata è andata bene, direttore. L'Infiorata è andata bene, ha fatto boom, è riuscita a termini importanti che sono stati utilizzati, grandi risultati, tante persone, non abbiamo sentito eccessive critiche e quindi questo penso che sia un aspetto molto importante per l'amministrazione Pompati, anche per la macchina che hanno, la macchina amministrativa. È riuscito tutto, non ci sono stati problemi di viabilità e quindi possiamo soltanto fare un applauso in attesa comunque di avere questi numeri, perché a quanto pare quello che circola vicino a Palazzo Ducezzi che presto avremo i numeri quantomeno di quello che si è potuto contare, quindi magari le presenze di automobili, le presenze di autobus, e poi cominciare anche a confrontarli con il passato e tenerli presenti anche in vista futura. L'importanza dell'Infiorata proiettata in termini turistici, quindi in termini di presenza, ma al di là della festa dei fiori, al di là della partecipazione, della presenza di migliaia e migliaia di turisti, l'Infiorata è rimasta tale e quale quella di 36 anni fa, cioè la gente viene, gode delle bellezze della città, ammira quel tappeto floreale, ma ecco, occorre qualcosa, e io mi interrompo perché vorrei fossi tu a dire come potrebbe non cambiare, non parliamo di modificare questo evento, questa manifestazione, ma arricchire l'Infiorata, il saluto alla primavera. Beh, io penso che intanto la scelta portata avanti dall'amministrazione Bonfanti da quando si è insediata di dedicare un anno, ogni anno, ad uno stato straniero, si è azzeccata, alla fine pian piano si vedono i frutti. Ovviamente sono stati scelti all'inizio due paesi un po' lontani, il Giappone e la Russia, quindi non è facile magari pensare che un giapponese possa prendere, spostarsi e decidere di venire a Noto così lampo stampo, mi permetta questa frase, però diciamo che paradossalmente ne stiamo vedendo di più e sicuramente sarà frutto anche della scelta di dedicare l'Infiorata al Giappone 2 anni fa. È stata sicuramente più azzeccata l'idea, è stata più azzeccata l'idea di dedicarla alla Catalogna, anche perché le due culture, quella siciliana, quella netina, il barocco, si stringe meglio con la cultura del spagnolo, della Catalogna. Attenzione, stiamo attenti anche ad utilizzare, perché lì ci sono queste questioni di identità. Tanti aspetti di autonomia. Di autonomia, ha ragione. E tanti aspetti potrebbero essere migliorati, ma non magari allargare la manifestazione, anche perché poi paradossalmente allargando le mostre, aumentando l'aspetto culturale, però c'è il rischio di perdere la tradizione dell'Infiorata, perché comunque il bozzetto non dura più di 2 o 3 giorni, quindi magari, mettiamola così, si potrebbe allungare, rifarla, non so se sia una cosa fattibile. Però il ponte, come ha detto lei, creato con la Catalogna, secondo me potrebbe essere una strada da seguire e continuare anche negli anni prossimi. Non,
vediamo un po' anche, per esempio nel prossimo anno sappiamo già che ci sarà il Festival delle Arti Effimere, è stato approvato da poco il logo e quindi sarà un noto, diventerà per l'ennesima volta capitale mondiale di una manifestazione a livello internazionale e quindi questi piccoli punti permettono di rendere l'infiorata del prossimo anno quasi un antipasto di quello che sarà il congresso delle arti effimere che si svolgerà, penso a luglio, ora non abbiamo le carte qui con noi. Ma torniamo a questo gemellaggio, questo simbolico ponte con la Catalogna. Dicevo, tu l'hai scritto, fra qualche giorno una delegazione andrà in Catalogna. Parliamone. Parliamo, direttore. Allora, saranno 28 i componenti di questa delegazione che dal 5 al 7 giugno parteciperà a Clade de Montbui alla festa del Caldes Flor Corpus 2015. 28 persone e saranno rappresentati gli infioratori, i musicisti e alcuni figuranti del corteo barocco. Nel dettaglio la delegazione degli infioratori sarà costituita dalle associazioni Orifizio 4, Maestri Infioratori, Petali d'Arte, Perla del Sud e Culturarte. Tre rappresentanti per associazione che partecipa, eccezione fatta per l'associazione Culturarte che dovrebbe avere un quarto partecipante, associazione Culturarte che dovrà curare anche le spese per la grafica e della comunicazione. Sono 9 invece i figuranti che fanno parte della spedizione del corteo barocco e sono 3 invece i musicisti, Gabriele Bosco, Allegra Ciancio e Lorenzo Leone. Queste 28 persone saranno ospitate gratuitamente dalla Federazione Catalana, ritornando all'ospitalità che fino a poche settimane fa, come ha detto lei all'inizio, è stata offerta ai rappresentanti della Catalogna che sono venuti a Noto per infiorare e conoscere la 36ª edizione dell'infiorata. Però per quanto riguarda il trasferimento l'amministrazione ha deciso di dare un piccolo contributo stanziando 130 euro a persona per quanto riguarda i figuranti e i partecipanti delle associazioni, una spesa per la grafica e la comunicazione di 250 euro più le spese di spedizione degli abiti del corteo barocco, che comunque è importante che arrivino intatti dall'altra parte. In tempo, soprattutto dall'altra parte. E poi c'è una quota di imprevisti che è stata indicata in circa 1000 euro, quindi sono circa 5.900 euro più, euro meno. Ovviamente la delegazione netina sarà accompagnata da una delegazione istituzionale, partiranno il sindaco Corrado Bonfanti, il capo staff Franchi Terranova e il dirigente del settore 8 Turismo e Cultura, il geometra Salvatore Recupero. Loro non sono diciamo a libro spesa della Federazione Catalana e quindi sono state stanziate delle cifre per il loro viaggio: 872 euro per il capo staff Terranova, 851 per il geometra Recupero e 651 per il sindaco che a quanto pare dal preventivo che abbiamo qui davanti, che è uscito sempre sull'albo pretorio, che noi ringraziamo per la puntualità con cui ci fornisce queste statistiche e comunque questi numeri, che è importante, massima trasparenza, si dovrebbe stare un giorno in meno, anche perché si legge c'è solo una notte di hotel a Barcellona. Quali sono le considerazioni che si possono fare riguardo a questa... Allora, non è la prima volta che una delegazione netina esce da Noto per andare a trasmettere la tradizione dell'infiorato, lo ricordiamo in passato, è successo a New York, me lo può confermare? Sì, era il periodo si inizia con Michele Accardo, era il periodo di Michele Accardo a San Francisco. Ero ancora un po' giovane, diciamo, non seguivo così attivamente le vicende della mia città. È una cifra che comunque era già stata prevista in preventivo di spesa per la manifestazione dell'infiorata, perché c'è un capitolo proprio in cui c'è messa attività di promozione, quindi circa 10.000 euro. Ti voglio fare una domanda da giornalista di strada, perché vivi la città e questo è molto importante. Artisticamente, le ultime edizioni dell'infiorata, Ottavio, ti sono piaciute? L'ultima sì, però gli ultimi 8 bozzetti, non me ne voglia nessuno, però gli ultimi 8 bozzetti sono stati realizzati e quindi disegnati da infioratori netini, sono riusciti meglio,
mettiamola così, anche perché chi disegnava dalla Spagna magari non ha fatto i conti con quelle tecniche realizzative, mentre il netino ovviamente conosce, sa quali materiali servono poi per infiorare, quindi quando comincia a disegnare il bozzetto da proporre poi alla commissione, immagina già anche il materiale con cui andrà a colorare e quindi si sono creati degli effetti. Io per la prima volta, per esempio, ho visto le lumache utilizzate in un bozzetto e quindi diciamo che artisticamente parlando gli ultimi 8 bozzetti, che erano quelli realizzati e firmati da Inferatore Netini, mi sono piaciuti un po' di più. Senza nulla togliere ovviamente alla vena artistica degli artisti spagnoli e catalani che sono stati invitati nella prima parte della serie di Nicolaci. Considerazione finale, siamo in conclusione di trasmissione. Beh, sicuramente la trasferta è importante per la nostra città, è importante per una manifestazione che ormai abbiamo capito bene non entra più nei parametri nazionali ma nei parametri internazionali. La strada penso sia già tracciata, bisogna soltanto continuare così e spesso qualcuno può pensare che noi siamo qui a mettere il bastone tra le ruote, non è assolutamente vero, noi vogliamo rendere conto di quello che succede, abbiamo l'opportunità di consultare l'Albo Pretorio, di far sapere a chi magari non è tanto esperto con internet o chi non ha il tempo e la voglia di potersi informare quali sono le spese che l'amministrazione si trova a sostenere per fare della pubblicità. Sicuramente non è una cifra enorme, è una cifra che era comunque giusto far sapere ai nostri spettatori. Anche perché, concludendo, una battuta che prende a prestito da Ottavio, non possiamo mettere il bastone perché mancano le ruote. Un abbraccio, un saluto, a domani, grazie Ottavio.